questo incontro, dico proprio due parole per chi è il primo incontro che viene, insomma, chi viene per la prima volta. Per questo ciclo di incontri si intitola 5 passi al mistero, e questo passo si chiama un passo nella sete, ma avevo detto già a chi è venuto le volte precedenti che sarà solo alla conclusione del cammino che si spiegherà il perché di questo titolo e perché il nome di questi singoli passi: un passo nel deserto, un passo nella consolazione, questa sera un passo nella sete. Il titolo dell'incontro, Non c'è sesso senza amore, sottotitolo La Chiesa e il sesso, tanti dubbi, critiche e domande. Mi sembra che sia confermato che ci sono tanti dubbi, critiche e domande. Bene, spiegazione di come funzionerà l'incontro. Una mezz'ora di catechesi misurata con la clessidra e stop. Alla termine di questa mezz'ora avete dei foglietti, poi magari vengono distribuiti. Vi chiedo se potete, se volete, scrivere delle domande. Vi chiedo solo in stampatello, perché le altre volte erano scritte alcune in corsivo, sono difficili da leggere. In stampatello. Poi vengono ritirate queste domande. Vi chiederei, rispetto alle volte scorse, di lasciare un momento di tranquillità, di silenzio, cioè di non, che ci sia, non ci sia brusio nel momento in cui viene scritta la domanda. È per questo che abbiamo già distribuito in anticipo i cartoncini, in modo tale che ci sia un momento anche di pochi minuti di raccoglimento in cui potete scrivere questa domanda. Vengono raccolte le domande, una seconda mezz'ora di clessidra in cui vengono prese le domande così a caso e risposte così come viene. Quello che capita, capita, ecco. E terminata questa seconda mezz'ora, giustamente mi è stato detto di dire, l'incontro, non è che dovete andare via, cioè non è che l'incontro per chi vuole è finito, chi ha un altro impegno, eccetera, l'incontro di per sé è finito. Per chi lo desidera, una seconda mezz'ora di clessidra a rispondere a altre domande. Ecco, questo è il concetto. Quindi se volete restare tutti siete i benvenuti. Bene. Cominciamo. Innanzitutto, questa serie di incontri, anche se non hanno la logica dell'evento, cioè non vorrei che fossero un evento, li immagino come un qualcosa, come un confronto e non come uno scontro, un confronto che possa andare avanti per molti anni. Quindi dovete viverli così, cioè non un momento di battaglia, domanda, risposta, dove un confronto. Inoltre sono ben consapevole che le risposte, dico alla luce dell'esperienza piccola dei due precedenti scontri, non possono essere esaustive, non si può rispondere a tutto. Però il desiderio è che ci siano ogni volta degli spunti di riflessione vera, cioè che uno vada a casa magari potendo riflettere così, cioè con la logica del confronto, non dello scontro, magari arricchito con una pista nuova per poter riflettere su qualcosa che magari non aveva mai pensato. Inoltre, alcune risposte non possono essere sostitutive di un rapporto personale. Anche questo mi è stato detto di dire e trovo che sia giusto. Ci sono delle domande che sono così personali, che hanno bisogno di un rapporto uno a uno, non possono essere esaurite in un momento. Quindi anche questo mi sembra giusto dire. E inoltre il desiderio di illustrare anche la bellezza di qualche cosa che tante volte non viene presentato, e anche di dire la bellezza di qualche cosa che qualche volta urta contro il modo di sentire comune. Ci sono cose belle, che è bello ascoltare, anche se urtano un po' contro il modo di sentire comune. E poi soprattutto il desiderio di questi incontri è di superare, se possibile, tanti luoghi comuni, tante false idee. Cominciamo sul tema di questa sera. Se la verità di un qualsiasi cosa, però diciamo se la verità sulla sessualità è stabilita dalla maggioranza, cioè da quello che pensa la maggioranza su un determinato tema, allora possiamo dire tranquillamente che il mondo ha vinto. Gesù, la sua Chiesa hanno perso clamorosamente, hanno perso, sono stati sconfitti, perché sono evidentemente, in modo chiaro, una minoranza. Quello che Gesù e la Chiesa di Gesù pensa sul sesso è stato sconfitto, se questo è vero, dalla verità che impone il mondo. Perché quello che pensa
propone in modo plateale, ma anche molte volte in modo sottile, il mondo tante volte, diciamolo subito, ce ne siamo accorti, è antitetico a quello che propone Gesù e la Chiesa. Questo non deve fare paura, è una semplice constatazione. Non lo dico, e questo ci tengo a dirlo, non c'è nel mio discorso nessun moralismo. Faccio una constatazione, non dico, brutti tempi, cattivi tempi, è una constatazione, è così, è un dato di fatto. Se la verità si fa colpi di maggioranza, Gesù e la Chiesa hanno torto e non dicono la verità su tanti aspetti e su questo, questa sera in particolare. E poi diciamocelo chiaramente, chi parte dal catechismo, mi sembra che viene da ridere quasi, chi parte dal catechismo per regolarsi sulla sua vita personale, per prendere le sue decisioni, per formare il suo modo di pensare, chi si regola sul catechismo? Pochissimi. Quindi la verità dovrebbe stare con la maggioranza che pensa il contrario di quello che dice il catechismo. E poi bisogna essere ancora molto sinceri, tra i pochissimi che seguono il catechismo, certi si regolano anche su questo discorso del sesso molto malamente, senza nessuna gioia, cioè propongono una visione del sesso come castrazione, una sorta di coerenza, di testimonianza coerente, non si sa perché, senza saper dare le proprie motivazioni, e quindi testimoniando una roba, una cosa così brutta, inevitabilmente il mondo si convince ancora di più delle sue idee. È proprio come diciamo noi, la sessualità non può essere quello che certe volte ci viene testimoniato da tanti credenti. È proprio così. Tra questi pochissimi, alcuni testimoniano qualcosa di triste quando si parla di sessualità. Allora, ci sono alcune canzoni, ce ne sono tantissime che parlano della sessualità, ma alcune canzoni che cantano questa vittoria del mondo su quello che pensa Gesù, su quello che pensa la Chiesa. A volte sono anche un pochettino surreali, ve ne dico due per tutte. La prima è quella dei Neri per Caso e l'altra è quella di Ligabue, Liberano Samalo. Cita quella dei Neri per Caso, ci presenta proprio Eros, la sessualità come qualcosa di paffuto, di simpatico, di carino. In fondo, quando c'è sentimento, non c'è mai pentimento. Tutto gira intorno al sesso perché il sesso tira su, bisogna farlo spesso, non esistono tabù. Fare sesso è naturale e fa bene ad ogni età, non c'è niente di immorale e beato chi lo fa. Questa è una visione molto serena, molto rilassata, dove veramente il sesso appare come Eros, paffutello, carino, una cosa bella, simpatica, perché porre delle limitazioni a una cosa che è tanto carina, proprio carina. Invece abbiamo un Ligabue che è un po' più pensieroso, anche se arriva a essere un po' surreale, perché poi dopo vi dico, oh mamma mamma, che cosa ho fatto, sono scivolato ancora dentro un letto. Mamma, mamma, potrei giurare, o era amore o somigliava bene. Mamma, mi hanno creato tutto sbagliato. Immaginatevi la scena di Ligabue, così, che sta davanti a sua madre, a capochino, cioè, un po' surreale, io non riesco proprio a immaginarmelo Ligabue davanti a sua madre, che gli dice, mamma, non riesco a capire il mio peccato. Libera nostra malo, però il mio male qual è? Ma mamma, questa proprio è la... proprio l'affermazione, il dogma del mondo attuale. Lei stava bene, io stavo bene, dov'è il mio peccato? Oh mamma, o è proprio questo, non si può dire, cioè che io stavo bene, lei stava bene, non si può dire proprio questa cosa qua, stavano bene tutte e due, qua c'è qualcosa di sbagliato. Eccomi mamma col capo chino, com'è il castigo, perché il castigo? Libera non sa malo, però il mio male qual è? Cioè, è un po' surreale immaginarmi Ligabue a capochino con la madre che chiede perdono, cerca di capire questo peccato. In realtà, nel mondo greco, la realtà dell'amore era così complessa che c'erano tre termini per indicarla. Farò brevissimo. C'era filia, che è l'amore di amicizia. L'amicizia, gli amici te li scegli, i fratelli te li trovi. Quindi l'amico te lo scegli, l'amore di amicizia, filia, che rimane esterofilia. Poi c'è Eros. Eros è proprio
invece il sentimento, la passione, e c'è nell'idea di Eros il piacere che mi dà stare con una persona, non è solo quello sessuale, è proprio il piacere che ho di stare con te, cioè guardo al piacere che mi dà stare con te, non c'è moralismo, non è che questo è l'amore sbagliato, ce l'abbiamo tutti questo Eros, tutti siamo attraversati da Eros e tutti cerchiamo e scegliamo degli amici. L'ultimo, in greco era utilizzato poco, era agape, l'hanno ripreso i cristiani, c'è l'idea in agape di aga, cioè molto, apo, da a, ao, la situazione in cui molto passa da qualcuno a qualcun altro. Questa precisa analisi filologica non è mia, è di un bravissimo sacerdote che è Don Fabio Rosini, è lui che ha proprio aiutato a cogliere questa... quindi nel... L'amore di agape, l'attenzione è per il bene dell'altro, non è un amore migliore, è tu sei attento al bene dell'altro, mentre nell'amore di Eros sei trascinato da qualcosa che, dal piacere che ti dà stare con l'altra persona. Quello che però bisogna dire è che Eros, lasciamo stare il cristianesimo, Eros è una realtà positiva, anzi è un fuoco positivo, però è un fuoco che già per i pagani, già per i greci, poteva essere distruttore. Era una consapevolezza già degli antichi, molto prima del cristianesimo. Quello che sto leggendo vi l'ho preso da Wikipedia, quindi proprio al di là non è cristiano. Nelle origini non era considerato una divinità Eros, ma pura forza ed attrazione. Per Omero, infatti, rappresentava quell'attrazione irresistibile che due persone sentono l'uno per l'altro, che può portarli a perdere la ragione o alla distruzione. E per Esiodo che Eros diventa un dio, ma non ancora la classica rappresentazione del fanciullo paffuto che vola scoccando frecce d'amore, ma una divinità primordiale, antica come Gea, la terra. Non è il figlio di Afrodite, ma il suo compagno di ogni momento. L'Eros di Esiodo aveva una potenza enorme. Poteva causare danni a cui nessuno poteva porre rimedio, né uomini né dei. Da questa concezione successivamente la figura del dio temibile si trasformò in una divinità dell'amore, ma ancora Euripide si gli riconosceva un grande e pericoloso potere, da citarlo in un coro di Ifigenia in Aulide, rievocando le sue frecce in senso figurato. Il potere di Eros era illimitato. Egli era l'elemento attivo dei tempi primordiali. Per questo motivo era adorato a Tespi sotto forma di una pietra grezza. Quindi già i greci sapevano che Eros, il sesso, aveva una potenza in sé che era fuoco, un fuoco positivo, però un fuoco anche pericoloso. Questo non è cristiano, c'era già nell'esperienza stessa dell'uomo. E questa, se siamo sinceri, è tante volte anche la nostra esperienza. Come ogni realtà umana, anche Eros è... o può essere abitato dall'egoismo, dalla violenza, dalla finzione. Non è un luogo paffuto di innocenza primordiale, non è un luogo di vita spontanea che esce. Basterebbe l'esperienza. Quando c'è sentimento non c'è mai pentimento. Insomma. C'è qualcuno, perlomeno io l'esperienza che ho di persone, esperienza personale, è che non è vero, non è detto che quando c'è sentimento poi non c'è mai pentimento. È l'esperienza, è dire la verità o dire una bugia. Non è vero che tutte le volte che c'è sentimento poi non c'è mai pentimento. E forse una volta si poteva dire che le perversioni, questa distruttività di Eros era causata da una certa repressione sessuale di cui la Chiesa era maestra. Però oggi intendo gli ultimi anni, tutto si può dire tranne che la Chiesa nelle sue catechesi e nelle sue predicazioni parli del sesso. Se questo era un problema magari di un certi anni passati, la Chiesa è come se avesse alzato bandiera bianca e dell'Eros, del sesso, non parla più. Non se ne parla più.
L'unici posti dove se ne parla ancora io scopro in confessionale qualche volta, però più per un retaggio a volte del passato, comunque con difficoltà, quando si comincia a approfondire un cammino, però comunque pubblicamente non se ne parla più e la Chiesa non ne parla più. E allora, questa maggioranza, non sono moralista in questo momento, è una constatazione, questa maggioranza che comunque vive la sessualità lontano, cioè è oggettivo, senza preoccuparsi troppo di cosa è indicato nel catechismo, quello che dice il Vangelo sulla sessualità, preoccupandosi non troppo, cos'è che assistiamo? In che senso distruttivo questo Eros? Che capita frequentissimamente di trovare articoli e servizi che parlano della noia nel sesso, sesso fatto anche con noia, si parla spessissimo di calo del desiderio e di pasticche per rimediare al calo del desiderio. Un'abbondanza sconfinata della pornografia su internet di facilissima fruizione, un aumento della violenza nella sessualità. Eros lasciato a se stesso conduce, questo sono ancora gli antichi a dirlo, conduce a Thanatos, a morte, al suo questo misterioso abbraccio tra Eros e Thanatos. Come nell'economia vediamo anche per quanto riguarda proprio il sesso delle vere e proprie strutture di male, non il male solo del singolo, ma proprio delle vere strutture di male. Constatiamo una sempre più evidente mercificazione e soprattutto mi colpisce il fatto che ci sono qui già dei ragazzi che molto piccoli rispetto semplicemente a 30 anni fa. 30 anni fa ci sono dei ragazzi che sarebbero stati troppo piccoli per un incontro come questo, invece sono qua con le antenne drittissime perché il confronto con questa realtà è continuo e incessante. Cioè il tempo, la possibilità di sognare, c'è sempre meno spazio per i sogni e basterebbe andare qualche volta a vedere le discoteche, ma non è moralistico, una constatazione. Scusate se lo ripeto, però non è il discorso moralistico, solo l'analisi, andare a vedere nelle discoteche dove tranquillamente tu puoi trovare già ragazzini di 12-13 anni che si danno via tranquillamente. Il tempo dei sogni è sempre più corto e c'è sempre meno, è una constatazione. Ed è sempre un sesso più violento tante volte, dove c'è proprio anche una componente di uso molto forte, molto marcato. E però è un fuoco, io preferisco sottolineare che comunque è un fuoco ed è un fuoco positivo. Il sesso è una cosa positiva, è un fuoco positivo. E posso dire a nome della Chiesa che la Chiesa pensa che comunque sia, anche se può essere usato male, è una realtà assolutamente positiva. Però è un fuoco che occupa tutto, pensieri, battute, film, la leva della pubblicità, quante pubblicità centrate su questo, addirittura su Facebook compare NN pensa X minuti al giorno al sesso, quindi ti arrivavano queste cose di persone che, l'elenco degli amici, che diceva Pasqualino pensa 456 minuti al giorno al sesso, cioè non so se la giornata può avere 400, sì, vabbè. Quello che, procedendo, facendo un passo a oltre, è quello che io, anche se sono convintissimo che la posizione della Chiesa prima di tutto la presenterò come ragionevole, come buona e come bella. Parto con il ragionevole, sono convinto che la posizione della Chiesa sia ragionevole, cioè che usando solo la ragione si possa comprendere. Poi uno può far fatica a controllare il fuoco e a regolarsi, però è comprensibile, è ragionevole. Però, anche se sono convinto che è ragionevole, non si può mai perdere la sincerità del ricordare che stiamo sempre comunque parlando di un potentissimo fuoco che ci attraversa. Perché ragionevolezza? C'è un passo del profeta Isaia che dice: un oggetto può dire del suo autore non mi ha fatto lui, e un vaso può dire del vasaio non capisce. Perché dico questo? Perché
l'osservazione di questo vaso, il vaso della sessualità, visto che è Dio che l'ha plasmato, per un credente è Dio che ha creato la sessualità così. Quindi possiamo dire che il più grande estimatore e conoscitore della sessualità e del sesso è proprio Dio, perché questo vaso l'ha creato Lui così. Il più grande estimatore, il più erotico di tutti è Dio. Vedete, quando dico che il più erotico di tutti è Dio, sembra che sia la parola audace di un prete giovane. Se vi leggo che il Papa conservatore, retrogrado e poveretto Benedetto XVI ha detto: Dio ama e questo suo amore può essere qualificato senz'altro come eros, che tuttavia è anche e totalmente agape. Io non so, proprio solo usando la ragione, avete idea di quanto esplosiva sia questa frase? Di quanto non sia per niente conservatrice? Di quanto sia una frase di un'audacia nella Chiesa incredibile? Il Papa che nel Magistero, in una sua enciclica, dice: Egli ama e questo suo amore può essere qualificato senz'altro come eros. L'eros in Dio. Allora, la posizione della Chiesa, perché è ragionevole? Proprio è una cosa molto breve. Io credo che si possa anche spiegare ragionevolmente anche ai bambini, cioè anche al catechismo, senza grossi problemi, senza sentirsi in ansia quando bisogna dirgli qualcosa. La donna, i momenti in cui una donna è fertile, cioè può avere un figlio, sono una piccolissima percentuale. Quindi, nella mens di Dio, Dio ha voluto che la maggior parte dei rapporti non fossero per la procreazione, ma fosse per l'unione tra i due. Quindi per Dio, se immaginiamo come una montagna, c'è una piccola punta che è dove la donna può avere, è fertile, può avere un figlio da quel rapporto, ma la maggior parte, la base è tutta, è costituita da rapporti che sono semplicemente unione tra i due. La posizione della Chiesa è: quando tu sei pronto a prenderti tutto il pacchetto, prego. L'ha creato Dio, visto che io non posso negare che Dio l'ha creato così, se no, ma intanto sugli anticoncezionali ci sarà modo con le domande di parlare, rispondere, quindi è buono la posizione, quindi intanto penso, presumo che la domanda ci sarà, comunque, perché se no non ce la faccio, mi sta prendendo un po' troppo la mano questo discorso. Per quanto riguarda invece la bontà, io dico solo che c'è una nostalgia profondissima anche in noi di bontà, cioè che il bene riesca a prendere anche questa realtà, perché c'è moltissimo egoismo all'interno della sessualità, moltissimo, moltissimo. C'è l'egoismo tra sposi, tra adolescenti, cioè in questo campo c'è moltissimo egoismo. Basta essere un pochettino sinceri e c'è moltissima finzione. E non è solo la finzione degli uomini, delle donne, c'è la finzione degli uomini, c'è la finzione delle donne, ma comunque c'è moltissimo egoismo, moltissima finzione e c'è moltissima violenza. E violenza a volte sottili, però pressioni, cioè non è il discorso ideale, lo decidiamo assieme, cioè, c'è tanto e c'è una nostalgia di bene. E però il problema è che se su tutti gli argomenti c'è la tendenza continua a partire da se stessi, da partire sempre da se stessi, cioè cercare sempre qualcuno che ci lodi, sempre qualcuno che ci dica che va tutto bene, che non c'è mai un problema, e che ogni volta che qualcuno ci dice che c'è un problema o che la pensa al contrario di noi, questo è scontro, ecco, io penso che qua ci sia un problema ancora più grande. L'intenzione di questi incontri è proprio un confronto, cioè ci saranno tante domande, proveremo a dare delle risposte, però è un confronto, non si può andare sempre alla ricerca di qualcosa che è, diciamo, proprio come una pantofola comoda, che non sia mai, che non mi contraddica mai, che non mi metta mai in difficoltà. Diciamo che il presupposto per un cristiano è questo: appartenere a Cristo. Quindi le parole di Cristo non può, un credente parte sempre da Gesù,
soprattutto per comprendere dove sta il bene. In questo senso dicevo nostalgia di bene. Quindi le parole di Gesù possiamo vederle, pensando al computer, come un antivirus che ti aiuta a vivere meglio ed essere più uomo, espandere la tua umanità. Parole di Gesù, quindi la Chiesa su queste non può prendere e buttarle alle spalle. E anche se non sono comode ai giorni nostri, ma sono sue, non sono dei cattivi. Avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Guardare una donna per desiderarla, per custodirla. Pensate queste parole a livello di nostalgia di bene, come inchiodano tutta la pornografia. Chi guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Gesù ancora, ciò che esce dall'uomo, questo contamina l'uomo. Dal di dentro, dal cuore degli uomini escono le intenzioni cattive. Fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, cioè mancanza di pudore. Per Gesù il pudore è un valore, l'impudicizia, la perdita del pudore, superbia, stoltezza, tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. Questa è la parola di Gesù. Poi uno dice, Gesù, queste sono invenzioni, Gesù non è mai esistito, va bene, però come può? Non si può non partire da queste parole per un credente. Ancora. Gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesi, è lecito a un uomo ripudare la propria moglie per qualsiasi motivo? E gli rispose, non avete letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina? E disse, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola. L'ipotesi dei due che se ne vanno da casa è perché quella è sua moglie, quello è il suo marito e questa è una carne sola. Questa è la parola di Gesù. Poi uno mi può dire, va bene, non ci interessa. D'accordo, va bene. È un confronto questo, non è uno scontro, è un confronto. Uno può dire queste parole, anche con ignoranza storica, come fa Augias, con ignoranza storica, perché non sa di quello che sta dicendo tante volte, ed è subdolo questo libro. Bisognerebbe leggere prima, almeno uno che ha letto Auges dovrebbe leggere Messori, ipotesi su Gesù di Messori. Se uno non ha letto ipotesi su Gesù di Messori, non può formarsi le sue idee e poi spacciarle come sue, partendo da Auges. Questo non c'entrava proprio niente, vi chiedo scusa, perché non c'entrava niente. Però, e qua faccio un'autocritica profonda, concludendo, nei confronti della Chiesa, c'è il rischio invece del fariseo. Gesù dice, questa secondo me vale invece per tanti preti, questa vale per noi preti. Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo, sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Comunicare la verità sulla sessualità anche, e dire che è vera, e giustificare che è vera, dire che è buona, e poi dopo tu non ne fai esperienza. Cioè tu sei uno che dici e non vivi e che sotto sotto tu non l'hai fatto esperienza di tutta questa bontà e non la stai vivendo, tu diventi insopportabile quando poni e ne parli agli altri e poni i fardelli sulle spalle degli altri. Questa è una parola invece che Gesù dice ai farisei, ai capi religiosi del popolo, e quindi eternamente questa parola di Gesù condanna il sacerdote, il catechista quando parla di queste cose. E dice una cosa vera, magari dice una cosa buona, però se ne parla con arroganza e tutto, e non ne ha fatto esperienza, diventa veramente insopportabile, allontana la gente. Arriva a diventare un ideologo, ideologia. Il problema non è solo la verità, ma il modo di fare esperienza di questa verità. Che questa verità è buona, e allora è bella e convincente.
E allora mi chiedo, in positivo, forse ce la faccio, perché pochissimi ci hanno parlato, pochissimi, in positivo del pudore? Perché non hanno fatto esperienza della bellezza del pudore. E hanno confuso il pudore con la vergogna di queste cose qua. Perché pochi parlano della bellezza entusiasmante della verginità? Perché non hanno fatto esperienza. E non si può parlare della verginità come una cosa bella se non hai fatto esperienza. Verginità non intesa verginità, integrità fisica. L'inverginità è dove tu la scopri un po' per volta come un dono, anche magari quando nel tuo passato questa verginità adesso tu fisicamente non ce l'hai più, però la scopri come un dono e come una caratteristica, oltre alla fecondità, anche la verginità è una caratteristica di Dio stesso che ti viene donata dal rapporto con Lui. Ho visto tante volte lo sguardo stupito e bello di tanti giovani quando gli parli positivamente di questa realtà, almeno una volta, almeno una volta. C'è il fuoco di Eros, c'è il fuoco della passione, ma o tu testimoni nella tua vita che c'è un fuoco ancora più forte, un fuoco con la F maiuscola, che è capace di contenere, di purificare anche questo fuoco meraviglioso che Dio stesso ha creato, oppure non puoi, rischi di dover stare zitto. E infatti oggi si sta zitti tante volte. Io penso che la frase più erotica, diciamo, è la frase più agapica, cioè di questo amore, di questo fuoco con la F maiuscola, c'è la canzone di Ramazzotti, Fuoco nel fuoco. Ecco, mi piaceva, cioè, pensare che o l'esperienza nostra è il fuoco dello spirito nel quale brucia il fuoco anche della sessualità, la frase, dicevo, più erotica, più forte da questo punto di vista, secondo me, è quella di Gesù. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, per te. Immaginatevi un uomo, una donna che si dicono questa frase: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per te, è tuo. È la frase che contemporaneamente è la più di dono, agape, ed è anche la più erotica. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Questa cosa mi capita di dirla spesso nel matrimonio. Voi avete la memoria di cos'è il vostro sacramento ogni volta che partecipate alla messa. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per te. Ricordarselo. Cioè, Dio ti trascina ad amare fino a questo punto, fino a questo livello. Tutta la vita dell'uomo è protesa verso questo incontro. Il cuore dell'uomo è alla ricerca di questo fuoco. Quando incontra questo fuoco, allora anche gli altri, il fuoco della sessualità è capace di essere purificato, contenuto. Non possiamo castrare la sessualità. O fai esperienza da cristiano della potenza dello Spirito Santo, oppure inevitabilmente rischi di, diciamo, di diventare come i farisei che Gesù condanna, cioè quelli che impongono sugli altri dei pesanti pesi e non vogliono neanche toccarli con un dito.